Powered by Card Game Club. Ragazzi, bentornati a Malincuore o no? Sono ancora qui. Mettete un bel mi piace o un bel like, come lo volete dire. Che è uguale, insomma, all'italiano, all'inglese, al giapponese. Se invece vi piace che io sia tornato. Allora, stavamo dicendo, se devo essere sincero non mi ricordo, però stavamo catturando un bel Krogan, che noi invece abbiamo trovato, che cosa, un maledetto sciame. Se di Krogan, bene, ma non penso. Hoppip. Il buon vecchio Hoppip. Noi ce l'abbiamo già, penso. Esatto, quindi io direi che non ne vale per niente la pena di perdere tempo qui. E andiamo! Allora, ragazzi miei, cerchiamo un altro po' questo buon vecchio Pokémon e vediamo cosa esce. Perché se non esce... Ah, maledetta, l'ho ammazzato. No, era una zanzara. Scusa, è ancora qui, maledetta. Sì, tu già mi dici batteria scarica, ma certo che sei una super ciofega, porca miseria. Scusate, metto a posto, perché sennò non siete una super mazzen. No, ma che, via, scappiamo. Spero soltanto che non si appoggi su di me, che l'ammazzo, perché mi succhia tutto il sangue, è finita. Vi muoio in diretta. Vediamo un po', vabbè, giusto 2 minuti, poi andiamo avanti con la storia, che è la cosa più importante. Un Ducklet. Dovrei averlo preso, eh. Non vorrei dire boiate. E invece no! Non ce l'ho! Allora, facciamo così. Molto probabilmente l'ho disintegrato causa il buon vecchio Pikachu, che anche con elettrococcola gli ha spaccato la faccia. Quindi io ci butto un attimo... Eh no, che cavolo faccio? Ci butto uno dei miei Pokémon fuocherelli. Anche così è ancora meglio, perché tanto le mosse di fuoco sono state quasi annullate, quindi Kirlia fa solo la sua comparsa e ci schiaffiamo Charmeleon, cavolo, che a noi piace vedere Charmeleon in action. Vediamo un po' fino a che punto ci sarà utile. Doccia scudo non lo puoi più usare, io vado con Brasciere. Speriamo che non mi faccia troppo poco male, ecco appunto. Ragazzi, sarà una cattura lunga e tempestosa. Già. Scacciabruma. Oh, ma che figo! Io mi ricordo che Scacciabruma era una MN, almeno su Diamante e Perla. Cioè, ce l'aveva Zubat, che io mi portavo sempre appreso sto Zubat di livello 1 o cose del genere. E oh cacchio, doccia scudo è svanito. Vediamo se fa troppo male. Ok, va bene. Stavo dicendo di Scacciabruma, che comunque sia era ottimo quando dovevi andare nelle montagne e non si vedeva una gran mazza. Proviamo, va. E va. Ok, continua a fare queste cose strane. Io non capisco perché mi stai abbandonando. Hai solo un anno, cavolo. Hai ancora un sacco di vita davanti. Comunque, stavamo dicendo Charmeleon number 25. Un po' tutti 122. E prendiamo sto Ducklet e ce lo infiliamo in tasca. Quando viene attaccato schizza acqua da tutte le parti. Schizza acqua da tutte le piume del corpo. Fugge dileguandosi in una nuvola di spruzzi. Pokémon fifone lo chiamavano. Vabbè, andiamo avanti, Krogan, che lo vedremo in un secondo momento, perché sono veramente impaziente di andare avanti. Questo chi è? Non ci dice una... Oh, non ci dice una mazza. Sono il proprietario della pensione. Ciao. Ah, giusto, questo è di terra all'uovo in casa, giusto. Qui aiutiamo gli allenatori a prendersi cura dei loro preziosi amici. Se vuoi che alleviamo anche i tuoi, rivolgiti a mia moglie. Va bene. Consigli utili. Alla voce info puoi modificare l'ordine delle mosse dei Pokémon. Vabbè, lo sappiamo come sia. Via. Andiamo avanti perché tanto... Oh, che cavolo? Dove siamo? Perché questo qua è impazzito davanti a una tela? Oh, nelle parole... Nelle lotte coinvolgenti tiro fuori tutta la mia passione. Addirittura. Oh, ma che figo. Smirgo, giustamente. Vai Pikachu, fai quello che devi fare. A livello 16, dai, piano piano stiamo andando. Energy Sphere. Ah, oh, breccia, ciao. Aia. Vabbè che non fa un cacchio. Statico e sei fregato.
C'è poco da fare, sei fregato. Io adesso ci butterei tono shock, va, per non fare cioè proprio andare sul sicuro. A casa, baby. Go home, baby. 301, non poco. Ah, c'era solo quello, maledizione. Non me ne ero accorto, maledizione quadratica. Vediamo se pure quest'altro pazzo scatenato che corre da una parte all'altra. Oh, c'è addirittura. Ah no, questo è lui, è trovato. Quante cose. Va bene, dai. Sì. Ecco magico, hai trovato 71 poco. Uff, ho perso, è chiaro, dammi qualcosa. È stata la cosa più inutile del mondo. L'ho preso, sì, perché mi mancano solo Ducklet e il buon vecchio. Vabbè, questo lo diamo per scontato, lo mettiamo giù, giusto così per un po' di allenamento. Luce, vabbè, no. Ok, abbiamo capito tutto, via a casa. No, non ho proprio intenzione di perdere tempo appresso a sto coso, che ogni 1-2 fa luce lunare, no. Non mi fregherai stavolta, Watson. Usciamo da qui. Ma che bello, costeggia il lago, il fiume. Sì, vabbè, il lago no, il fiume sicuro. Che bello. Eccoli qua, altri due allenatori che non c'hanno nulla da fare. Ehi, sei un soggetto reale. Mi sono dimenticato di non spingere la maledetta baffaggina. Figlia, ah no, famiglia di artisti, addirittura. Quello vecchio sarà molto bello, se deve essere. Ah, Smirgol e Smirgol. Che dire, non l'avrei mai detto. Diciamo che c'è una piccola superiorità, eh. Energisferiamo il primo e rotoliamo il secondo. O anzi, pugno spiniamolo, va. Boom. Niente. Tadush. Oh, grande. Questo è stato piuttosto cattivo, il pugno di Quilladin. E sale al number 25, incredibile. Più 2. Ah. Ma ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Vorreste tutti quanti un Pikachu in squadra, ma perché non lo avete? Mettete un like se lo avete. Che cavolo era? Ma io ho letto profumino. Ah, un regalino? Non ho letto bene. Elettro. No, attacco rapido. E andiamo tutti a quel paese. Forse a casa. Oh yes! 301 a capocella. E Kirlia sale al 23. Il buon Kirlia è l'unico che sta veramente indietro. Questa lotta ci rimane addirittura. 1792, ottimo. Allora, Loretto. Chissà che cos'è questo. Appunto. Non c'era bisogno di scoprirlo, tanto ci pensa a Trovatello. Oh, porno, sai che questo che è il castello lotta del famoso traiano, perché qui è possibile cimentarsi in lotte e migliorare. Imparare sempre nuove cose sui Pokémon è fondamentale per riuscire a battere i famosi 8 capolestra di Kalos. Detto in poche parole, ci devo entrare? Per forza? Vediamo se qui, visto che continuiamo a trovare diversi Pokémon, cioè diversi fratelli. No, sempre gli stessi, c'è poco da fare. C'è poco da fare! Fughiamo. A questo punto sì, io direi che non ne vale proprio la pena di andare avanti. Andiamo al cosolotta, come si chiama? Parco, torre, castello. C'ero quasi, insomma, a un certo punto l'avrei detta tutta e quindi ciccio. Castello lotta. Chi è questo? Ah, la fotografa. Ciao Bonum, di un po' qual è il tuo titolo? Il mio titolo? Che c'entra? Cosa, non hai ancora un titolo? Ah, ok. Ma sei troppo buono. Qui al castello lotta i titoli nominali all'estero non c'è. Per questo sono riservati solo agli editori di sezione a breve dire. Signorina Violetta, conosce già? Ah, vedo che ha la medaglia insetto. Quindi la signora Violetta ha già avuto un... Salve, io sono Guido Baldo. Con chi ho il piacere? Ah, capisco, lei è Born. Un consiglio ovviamente di conferire un titolo a Born. Io direi magico. Ecco a voi magico Born. Wow, suona proprio bene. Naturalmente il giudizio della signorina è una garanzia più che... Inoltre è evidente che il giovane Born ha delle doti straordinarie.
Caro Born, le conferisco il titolo di Barone Born. Suona benissimo. Cacchio se suona benissimo. Il detentore di un titolo può sfidare altri allenatori che possiedono un titolo. Il titolo di Barone Born rappresenta il rango più basso. Ah, ti piace in corpo. Ma lei potrà assurgere. Ha detto assurgere veramente? A più alti onori sconfiggendo altri degni allenatori. Attirerà così l'attenzione di nobili più importanti che accorgeranno a sfidarla. Se dovesse aver bisogno di chiarimenti, il nostro personale all'ingresso è a sua disposizione. E ora, signorina Violetta Born, se volete scusarmi. E che fai, esci? Vabbè. A chi è passato il primo migliore? Chi è più forte? Capi che fai? Prima mi dicevo sfidarmi e poi te ne vai a quel paese. Sei uno schifo. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, ce la facciamo una... Chissà che cosa succede qua. Scusate, ho sputato. Che cacchio, perché è così scuro? Bastian, apri bene le orecchie. Io sono Bastian, il sommo barone Bastian. Se c'è una parola che non fa per... la parola sconfitta. Bene, vediamo. Insomma, ce la facciamo tutta così? Questa parte la facciamo battendo i baroni? E dai, corri. Oh, Murio. Che carino. Capporecchio. Vabbè, Pikachu, fai vedere chi è il vero barone. Cioè, stai a livello 15, ma vergognati. Distruggiamolo. Che dire? Cioè, non ha nemmeno respirato. È morto. Ok, andiamo avanti. Pam, pam. E poi questi dovrebbero dare un sacco di soldi adesso, ci penso. Speriamo bene. Beh, in realtà non sono poi così forte, è solo che mi piacciono. Vabbè, è chiaro, me ne ero accorto. Ehi, amica? Maristella. Maristella. Era meglio Marisella. Baronessa, ovviamente. Maristella Parmesa. Oh, Pippo. Troppo forte, direi. Cavolo, così non c'è niente di divertente in queste cose così. Dobbiamo spaccare quelli che sono spaccamenti potenti, capito? Cioè, è inutile che mi lanci un occhio. Mandami un Dialga a livello 100. E il mio Pikachu saprà come affrontarlo. Vedi, non è valsa proprio la pena. Non mi hai dato nemmeno un po' di esperienza, maledetta. E andiamo. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ti auguro di continuare a vincere, ovviamente. Io vincerò, appunto. Aspetta. Giasone. Un rampolo di alto livello come me non può avere un Pokémon di quel pari. Vediamo, mo esce. Non lo so, Burmy. Ah. Insomma, se la... Ah, sì, Psyduck. Ancora peggio di Burmy, addirittura. Vabbè, qui esce, non lo so, elettrosoffiata di naso e sei morto. Mettete un bel like se vi piace l'elettrosoffiata di naso. Insomma, è stata una bella idea. Cioè, guarda qua. Non lo so. Che fa? Spruzzi acqua dalle narici del naso? Ma come funziona qua? Boh. Questi Psyduck di questi tempi non sanno proprio come si gioca, eh. Sono proprio strani. E dai, qualcuno che mi salga, dai, voglio vedere qualche evoluzione, Capperetti. Vediamo se qualcuno si evolve. Sì, il cavolo. Cioè, in senso, vabbè, non ci interessa. Allora, è di qui esco, eh? Cioè, vado da... infatti. Dovevo andare dall'altra parte. Adesso che lo so, non sbaglierò più. E olle. Sì, dai, questa volta ce la facciamo un po' così. Chi sei tu? Vuoi battere me per caso? Per caso, proprio visto che ci troviamo qui. Tu che sei un'altra baronessa? Sì. La bebe. Che ha detto, scusa? Ha cominciato tipo a miagolare o cose del genere. Ammazzalo. Catturiamolo, fortun canto. Vabbè, non ci interessa, non vogliamo fare brutti colpi, ti spaccheremo tutto lo stesso. Energisferiamolo! Katush! Niente da fare per il buon Frabebè che va a terra. Però fa dei strani versi, cavolo, non era questo qua quello originale, penso. Qui la ninsala livello 28! Con Baskin al 29, cavolo, ma di che cacchio stiamo parlando? Ovviamente la nostra prima evoluzione sarà sicuramente con Baskin. Oh no, ho perso! 1800, ci stanno dando una barca di soldi, cavolo.
A giudicare dal tuo faccino tenero non avrei mai detto, invece mi sarei sbagliata. Ma che è finito, mo? Non ci credo. È finita qua. No, aspetta, sicuramente ci siamo sbagliati, perché non può essere tre allenatori e basta. Proviamo a prendere l'ascensore. Prendiamo l'ascensore. Vediamo, è indifferente? Ah, non è un ascensore, è una porta. Ah, sicuramente dovremmo batterli tutti quanti. E battiamoli tutti quanti, perché ci stiamo a fare qua? Levati. Il tuo debutto in società, ma che dici? Ah, e sei ancora tu? Come si chiama? Veneziano? No, Venanzio. Oh sì, che bello. Certo, anche Kindra non sarebbe male in squadra, eh. Oh yes. Oh yes. Ah, cioè, ma questo che è successo? Cioè, è proprio disintegrato. E ha vinto. Però così non vale, è troppo facile, uffa. Dimmi. Beh, visto che ho perso posso dirtelo. In realtà non sono altro che un povero squattrinato. Ma mi impegnerò nelle lotte e vincerò. E un giorno mi libererò per sempre delle mie misere origini. Ma se sei già un barone, che ti frega? Certo, misere origini e porti una giacca da 8 miliardi di euro? E qui non ci sta nemmeno nessuno. Ma uffa! È una presa in giro. Vediamo un po' che ci dicono. Eh sì. Invia una lettera d'invito. Che più? Lettere d'invito. Con questo i signori alleni consegnano la visita al nostro castello. Ah. Ma tu sei matta corbotto? Ma che cacchio succede? Cosa offre questo luogo, sì? In questo... Vuole informazioni sui titoli, sì. In base alla forza di scuola all'epoca, mi sono sapere cosa è il titolo. I nostri ospiti possono salire di rango. Più alto il grado, più numeroso il grado. Sì, ho capito, ma io 50.000 euro non gli do. Ah, vedi? Stanno ricominciando a tornare. Sentite, ragazzi, non mi pare il caso di perdere tempo appresso sto coso. La prossima ce ne andiamo. Lediba. Mamma mia, Lediba. Pikachu. Senza pietà. No mercy, baby. Ammazza, diventano verdi quando pensano a gialli. Olle. Vediamo questo come si accascia. Vabbè, non si accascia, chiude soltanto gli occhi. Non c'ha pure lui la ragione, insomma. Hai sconfitto Carolina. Vediamo un po' se andiamo in qualche altra parte cosa succede. Carolina, non importa se mi... Vabbè, ti cavoli. Proviamo a ritornare qua dentro, proprio per una piccola... Ecco, che è successo? Ehi! Siamo lieti di annunciare che il barone Robaldo ha appena giunto a dedicarsi con la sua preghiera. Preghiamo gli onorini e gli spiriti accoglierlo nel più caloroso dei modi. Sto arrivando! Ah, proprio così? Robaldo, oibo! Sembra proprio che un plebeo si sia intrufolato nel castello. Mai plebeo a me, maledetta bestia. Io adesso ti spacco la faccia. Ammazza, con fletching mi dai del plebeo? Brutta bestia? Schifosa? Adesso guarda, cioè, elettrobomba mega super shock. Anzi, guarda, non ne vale nemmeno la pena. Via. Plebeo a me, vergognati. Con fletching va in giro. Parte l'incredibile... È solo e unico? Dai, vediamo adesso come ti scusi, forza. Ebbene sì, in un luogo come questo non sono dove sono ammesso per te, tu non avevi... Con l'avanzare del suo grado potrei incontrare molte... Eh sì, però vorrei che... Allora, rientriamo qua dentro e vediamo cosa succede. Niente, proviamo a uscire. Eh no, niente. Vabbè, usciamo. Che sommo piacere vedere la mia... Ma se me ne sto andando? Ha una memoria... Oh! Visconte! Visconte Born. Grazie. Spero che continuare...
Vediamo se cambia qualcosa, se adesso faccio qualcosa. Vediamo se mi schiaffa un visconte. Sì, dai, voglio un visconte, cia cia cia. Voglio un visconte, cia cia cia. Niente visconte, cia cia cia. Niente visconte, cia cia cia. Uffa, però. Volevo un visconte, cia cia cia. Andiamoci. Niente visconte, niente visconte. Vabbè, ragazzi, lo sai che facciamo? Questa piccola parte la finiamo qua, perché diciamo che è stata una parte a sé stante nel percorso delle lotte Pokémon contro i baroni. Quindi non vi preoccupare, questa è un po' cortina, però nemmeno tanto. Però insomma avete capito quali sono i segreti di questo numeroso castello. Numeroso castello non si può sentire, ma l'ho detto, scusatemi. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al mio canale se volete saperne di più. Commentate, dite tutto quello che volete, mettete tutti i like che volete. Anche perché mi fate contento. E ci vediamo alla prossima parte, ragazzi. Ciao a tutti.